Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Mileto. Oggi è un video in cui sono curioso io stesso di vedere un attimino qual è la vostra opinione in merito, quali siano le metodiche d'allenamento che vi piacciono di più. Diciamo che ognuno di voi dovrà dirmi tre metodiche che vi piacciono parecchio per i vostri allenamenti, se sono metodiche particolari che pensate possano essere di difficoltà. Difficile interpretazione, potete anche spiegare come si sviluppano, magari se l'avete presa anche da un mio manuale, da qualche mio video, e così vediamo un po' le metodiche per la maggiore. Anche io dico le mie tre, a me piacciono le numerazioni, come avete capito. No, mi piacciono sia le numerazioni, ossia allenamenti tipo 5x5, 6x6, 8x8, 10x10, ma mi piacciono anche tantissimo i protocolli a tempo, quindi l'EDT l'ho utilizzato tantissime volte con i miei allievi, quindi è per eccellenza un lavoro a tempo. Mi piace l'AMRAP, mi piace l'EMUN, sono tutte metodiche che mi piacciono un casino. Se devo dire però le tre per eccellenza che mi possono piacere, che ho utilizzato tanto anche con i miei allievi, beh, il 5x5, visto in diverse modalità per sviluppare la forza, mi è sempre piaciuto tantissimo. Un 5x5 con l'obiettivo di completare le 5 serie da 5 ripetizioni con un recupero di 2 minuti, 2 minuti e 30, mi piace un casino, sia applicato in monofrequenza sia applicato in multifrequenza. Un'altra metodica che ho utilizzato tantissimo, beh, l'ho citata, l'EDT, ci ho fatto anche la tesi della laurea specialistica in scienze motorie, quindi l'EDT mi piace un casino. E quando feci la laurea, andando a testarla proprio sul campo, i ragazzi che applicarono questa metodica, l'EDT a tempo, quindi ossia ripetere, in quel caso lì era specifico per le braccia, in 2 mesi di lavoro ottennero risultati eclatanti. Mediamente c'era stato un incremento della circonferenza del braccio di 1,5 cm, quindi sono risultati secondo me importanti, soprattutto in soggetti mediamente allenati. Quindi 5x5, EDT, ecco, se non sapete cos'è l'EDT, basta che cercate qua su YouTube EDT Miletto e vi salta fuori un video sulle braccia in cui vi spiego esattamente come applicare questa metodologia. E poi un'altra metodica che mi piace tantissimo, ce ne sono tante, non saprei veramente quale dire, però un'altra che ho utilizzato tantissimo, vado per l'8x8. L'8x8 con 20-25 secondi di recupero mi piace un casino, il mio allenamento pre-spiaggia preferito. Grande pumping, grande vascolarizzazione, ottimo allenamento metabolico, ideale per cercare di tirare fuori dal vostro fisico la miglior qualità muscolare di sempre. Va benissimo fare sedute specifiche di 8x8, magari potete incominciare con un richiamo di forza per non perdere questa qualità, ma messo sotto tante vesti, l'8x8 è veramente uno di quegli allenamenti che per me rimane nella top 3. Quindi 5x5 EDT a 15 minuti e 8x8 sono i miei tre allenamenti top per allenarmi. Adesso aspetto di leggere un po' i vostri, mettetele pure qua sotto e vediamo un po' che metodi andate a utilizzare in prevalenza. Se non conoscete tanti metodi, beh, potete tranquillamente acquistare anche i miei manuali, le programmazioni annuali. Ogni programmazione annuale ha schede differenti e quindi tantissimi metodi. Chi le ha acquistate sono allievi che le hanno acquistate tutte e in questi anni hanno appreso e hanno provato tantissime metodiche che vi hanno dato anche un po' di variabilità agli allenamenti, che non guasta mai. Bene, adesso vado a leggere i vostri commenti, un salutone e ci si vede alla prossima. Mi raccomando, spolliciate. Ciao!